prosegue il percorso di condivisione delle principali misure previste da quello che sarà il nuovo piano regionale per la non autosufficienza per il prossimo triennio, attualmente in fase di predisposizione, che prevede per la Toscana un budget da 180 milioni di euro in 3 anni. All'ospedale San Donato di Arezzo l'incontro con l'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli. Il piano prevede che queste risorse siano stanziate e redistribuite agli ambiti territoriali e sociali, che per noi sono le 28 zone distretto, che possono essere variamente organizzate, quindi attraverso convenzione o attraverso la società della salute. Noi ci concentreremo come azioni attraverso il piano su quelli che sono soprattutto i contributi indiretti, ma soprattutto sulla possibilità di stare a domicilio, quindi supportare la domiciliarità. Agiremo e apriremo un'azione specifica per quanto riguarda l'incrocio tra domande e offerta degli assistenti familiari e naturalmente finanzieremo quei percorsi che sono in grado di prendere le persone e di costruire intorno a loro davvero un percorso di presa in carico. In tutto questo si ribadiscono alcuni elementi nel piano che per noi sono già strutturali in Regione Toscana, che sono il diritto delle cittadine e dei cittadini di avere un punto unico d'accesso per i percorsi sociosanitari e l'inizio del percorso prevede anche il diritto del cittadino e della cittadina di avere una valutazione multidimensionale delle sue condizioni che poi attiva il percorso. Progetti ed iniziative saranno destinati a soggetti anziani non autosufficienti, persone con disabilità grave o gravissima, ma anche caregiver e famiglie. Che quando parliamo di persone con disabilità o persone appunto non autosufficienza, è chiaro che indirizziamo dei servizi e delle prestazioni che sono direttamente rivolte alle persone, ma sono rivolte anche al nucleo familiare, sono rivolte anche alle persone del contesto familiare che seguono e che normalmente assistono appunto anche queste persone.